È arrivata questa lettera da parte del ministro Valeria Fedeli, che è la risposta alla nostra nota inviata al suo indirizzo per avere rassicurazioni in merito alla eventuale minacciata chiusura della scuola frequentata dai nostri bambini. In queste poche righe la ministra prende una posizione netta e chiara e ribadisce che la scuola di Matrignano non è interessata da nessun rischio chiusura, quindi insomma ci dà una risposta chiara e esaustiva rispetto alle nostre richieste. La scuola di Matrignano è salva, a ribadirlo è il ministro della Pubblica Istruzione Valeria Fedeli. È infatti questo il contenuto della lettera inviata dal ministro ai genitori di Matrignano. Negli scorsi mesi erano state le mamme di papà dei bambini che frequentano l'asilo L'Aquilone, una cinquantina in tutto, a chiedere al ministro di far chiarezza sulla vicenda e sul futuro della scuola, ed adesso è arrivata la risposta. Siamo soddisfatti perché è stato definito un aspetto fondamentale, cioè che le nostre richieste erano motivate e che ad essere illegittimo era il comportamento di un'amministrazione che voleva chiudere in maniera arbitraria un plesso scolastico. Intanto i genitori di Matrignano attendono i lavori previsti per questa estate. Ci sono state date numerose rassicurazioni e quindi noi contiamo che durante il mese di agosto vengano svolti i lavori promessi e approvati e che per l'inizio dell'anno scolastico sia possibile riprendere tutte le attività. Saranno lavori che prevedono la riduzione di alcune aperture e il rafforzamento di alcune fondazioni. Quest'anno scolastico è salvo Matrignano. Sì, per quest'anno scolastico è salva e noi faremo di tutto per renderlo un ambiente ancora più vivo e aperto alla collettività.